In questi giorni si combatte, in questo weekend, la guerra, la mini guerra di Sepang. Non so se ve ne siete accorti, si potrebbe aggiudicare già il mondiale. Rossi lo sa. Mi fa piacere che abbia condannato i fischi a Iannone, ma ha fatto, secondo me, praticamente il suo dovere, messo alle strette con domanda pubblica, dopo aver nicchiato per giorni, per mesi su situazioni analoghe, cos'altro avrebbe potuto fare? Meglio di niente, ma mi sarei aspettato un'iniziativa, simile già da un paio di anni fa, magari. È stato costretto alla risposta perché si è trattato di Iannone, un pilota italiano, degli altri non se ne è occupato nessuno. Di Lorenzo, di Marquez, di Pedrosa, di Biagi prima, Egy Bernau ancora e tutti quelli che sono capitati, diciamo, a scontrarsi in qualche maniera in modo diretto con il dottore. Nel frattempo, nella stessa conferenza stampa è stato comunicato, ed è la prima volta che succede in maniera così plateale ed eclatante, la linea editoriale da seguire da parte dei giornalisti, da parte, per opera del pilota. Marquez è il criminale della settimana. Perché non ha fair play, perché ha favorito Lorenzo, non si capisce bene come passandogli davanti, perché non è più amico. Ormai si gioca a carte scoperte, insomma, entro breve si dovrebbe capire qual è il risultato, diciamo, il risultato finale del campionato, ma a Rossi sembra non bastare più il polso. Per occuparsi delle pratiche sportive, ma si debba sempre più impegnare in suggerimenti mediatici da dare ai suoi dipendenti, perché di questo di fatto si tratta. Fra i tifosi di Rossi ci sono i veri e propri amanti del motociclismo, quelli che rimangono sconcertati dal comportamento del loro idolo, ma non possono non amarlo, e li capisco perché è un grandissimo pilota. Gli addetti ai lavori che ci mangiano sopra, e i tifosi, quelli degli ultimi arrivati. In tutto questo show, che ormai è una via di mezzo fra amici della De Filippi, Uomini e Donne, il Grande Fratello, non c'è nessuno che abbia parlato di moto in una conferenza stampa pre-MotoGP. Come da copione, gli insulti a Iannone in pochissimi minuti si sono tramutati in insulti a Marquez, come su una massa, come su uno stormo, un gregge, che ne posso dire, un alveare si fosse immediatamente spostato dalla bacheca di Iannone, che era diventato un delinquente, a quella di Marquez. Nell'arco di una settimana sono stati puniti Lorenzo, Pedrosa, colpevole di aver avuto degli acuti stagionali, poverino. Poi Iannone e adesso Marquez, con episodi tutti beceri, tutti degni veramente della segnalazione alla polizia postale. Rossi, che è da sempre maestro nella comunicazione e nell'attirarsi la simpatia dei media, ci va sempre meno per il sottile. È evidente che, pur essendo favorito, sente una certa pressione, da parte di Lorenzo come rivale effettivo, da parte di Marquez come pericolo per essere uno di quelli che non ha più niente da perdere, che qualche rospo di troppo da parte dell'italiano lo ha mandato giù, e quindi probabilmente sente che vorrebbe fargliela pagare agonisticamente parlando. Sente la crescita di Iannone, che rende antipatico, ma poi si accorge di avere esagerato, di essere andato oltre, e per la prima volta esce dalle righe, sembra quasi per avere una sorta di timore. Sceglie di sbilanciarsi come mai aveva fatto fino ad ora, in maniera esplicita, immediata, plateale, e non con i soliti, diciamo così, sistemi utilizzati fino ad ora, quelli un pochino più underground, un pochino di basso profilo. Gli addetti ai lavori, che hanno inneggiato al fair play, al poster di Rossi nella cameretta di Marquez, all'amicizia sincera fra tutti quanti, tranne con Lorenzo, che invece è sempre quello antipatico e psicolabile, come lo era Stoner, perché c'è anche un ruolo che viene ereditato nella MotoGP. All'improvviso tutti questi detti lavori hanno sposato la causa del fair play prima, e del gioco psicologico di Rossi da perseguire giustamente poi. Rossi è sempre maestro, anche quando fa quelle cose che il giorno prima, se le facevano gli altri, venivano massacrati, come l'episodio di oggi in cui passa veramente molto vicino a Lorenzo durante le prove per la partenza. Cose che, fatte da altri, e si sono sempre fatte nel mondo delle corse, sono sempre state condannate e stigmatizzate. Oggi invece vengono addirittura ignorate quando va bene, esaltate come esempio positivo quando invece bene non va. Obbedienti come cagnetti, fanno quello che gli si dice di fare, scrivono quello che gli si dice di scrivere, pensano, addirittura arrivano a pensare quello che gli si dice di pensare, convincendosi. Del resto, anche il cane,
perché di cani stiamo parlando per quanto riguarda questi addetti ai lavori, è riconoscente a chi gli mette la pappa nella ciotola, anche se è il peggiore degli individui e lì lo mette a guardia delle peggiori delle nefandezze, il cane obbedisce. Ed è tutto questo, insomma, per un pilota che forse quasi sicuramente è il più forte di tutti i tempi e non ha, almeno fino ad oggi, per niente bisogno di tutta questa compiacenza qui. Se c'è un modo che una persona ha per amare un po' meno Rossi, beh, questo secondo me Rossi e il suo entourage l'hanno trovato.